Buongiorno equipaggio, bentornati qui al Capannone. Questa dovrebbe essere l'ultima giornata lavorativa qui. Devo finire di sistemare, di rimontare il camion e dopodiché dobbiamo mettere a posto tutto. Lucia, come sapete, è a Milano, quindi io la raggiungerò, se riesco, domani, mettendomi in marcia da solo da Conegliano, dove siamo adesso, fino a Milano. Ieri sera, come ultima cosa, ho solamente appoggiato lo snorkel qua così. Non è avvitato niente ancora, devo avvitare tutto ed è la cosa che mi appresto a fare in questo momento. In realtà questo mi sarebbe piaciuto dipingerlo di bianco, però va bene, a un certo punto bisogna andare avanti. Magari lo faremo in un altro momento. Adesso riavvito la cassa vera e propria, dopodiché credo che mi manchi un tubo di gomma. Quello del mio indicatore dello stato del filtro, che è quello che sta lì sopra. È semplicemente una molla che praticamente misura la depressione che c'è qua dentro. Se questa aumenta significa che il filtro può essere ostruito. Però ho dovuto girare la cassa e l'attacco è dall'altra parte, quindi mi servirebbe un tubo più lungo. Bene, adesso saliamo in vetta, guardiamo dall'alto, sembra venuto bene. Proveremo, vedremo un po' questo tubo, magari dovrò cercare di trovarlo magari leggermente più flessibile, mi piacerebbe di più, però va bene, magari ci proverò a cercarlo. Adesso fascettazza per questo tubazzo. Non ho una fascetta sufficientemente grande, che più o meno dovrebbe essere 140, una roba del genere. Però qua hanno questo nastro fascettante. Praticamente ti puoi costruire la tua fascetta, vedete, ci sono poi gli aggeggini. Li ho usati anch'io diverse volte. Però qui hanno il rotolo lungo ed è carino perché praticamente c'è anche il misuratore. Tu allunghi a seconda del diametro che vuoi realizzare, tagli e ti fa la fascetta. Ed è quello che vado a fare. Io faccio un diametro 150, se ho capito bene come funziona, dovrebbe essere una roba del genere. Questa potrebbe essere una soluzione, la fascetta. Tiene, va bene, però forse ce ne volevano un po' più grandi. Altra alternativa è che qua hanno questi collari. Sì, devo essere sincero, preferisco queste fascettazze. Mi sembra molto più robusto e tra l'altro, dato che qua questa cosa offrirà un po' lo scolo all'acqua, deve esserci proprio una buona tenuta. Adesso tolgo questa e metto due fascettazze di queste anche lì. Molto bene, questa parte è terminata. Qui abbiamo la flessibilità desiderata. Adesso devo mettere perlomeno quella retina lì. Dovrebbe essere una roba semplice, l'attacco anche quella con una fascetta. Ho messo la retina e adesso stavo mettendo la piastrina distanziale. La voglio mettere solamente per evitare che vibrazioni magari importanti facciano andare a toccare lo snorkel con la cellula. E adesso, dopo tutte le ultime modifiche, accendo. Vediamo se è tutto a posto. Faccio scaldare un po' tutto, nel frattempo comincio a sistemare un po' in giro. Un'altra cosa che avevo lasciato in sospeso, che ho fatto al volo, ho attaccato il tubo che c'è qua dietro, ho fatto una staffettina e l'ho incastrato lì dietro. Lo devo testare però. A questo punto manca la scatolina sul tetto che ho comprato il ricambio, la vado a mettere subito, non me la dimentico. Buongiorno ragazzi, bentornati qui al Capannone. Oggi giornata speciale perché partiamo. Ieri sera ho smesso di riprendere, ma ho sistemato tutto quanto. Ho lasciato qua del materiale nella speranza che magari venga riutilizzato. Qui abbiamo già salutato tutti. Scaldo un secondo il camion. In questo momento non c'è nessuno. Chiudo e vado. Dobbiamo ringraziare veramente tutti i ragazzi, Gian Pietro che ci ha ospitato, sono stati gentilissimi, veramente situazione per noi perfetta per fare un sacco di lavori e ne abbiamo fatti veramente tanti, quindi grazie ancora a tutti. Ho impostato il navigatore, mi dispiace un po' fare questo viaggio da solo, ahimè, mi tocca. Ragazzi, mi sono fermato a fare diesel prima di mettermi in autostrada, che costa di più. E ho trovato qua due ragazzi, due amici. Beh, guardate, stiamo provando un'emozione che è indescrivibile. Siamo felicissimi di avervi incontrati. Ti piace Valentino? Sì. Cosa ti piace di più? Tutto. Tutto? Sei nato al posto di guida? Sì. Come si guida? Sì. Non chiedetemi com'è possibile, ma hanno anche qua il nostro libro qua in mano. Bisogna assolutamente. Bene ragazzi,
ragazzi, adesso siamo arrivati a Settimo Milanese. Per evitare l'area B bisogna praticamente passare nel centro di Settimo Milanese. C'è un po' meno gente. Bene, per adesso saluto Valentino e vado a casa dei miei genitori, dove ci dovrebbe essere Lucia e anche mia sorella. Il viaggio è andato benissimo. Devo dire che sono veramente contento. Direi che abbiamo testato per bene tutto quanto, perlomeno su strada. Attivamente fuori strada è un'altra roba, eh? Quello avremo modo, avremo modo. Buongiorno ragazzi, ieri sera siamo andati a mangiare la pizza al carbone, che ho scoperto mi piace tantissimo. E oggi scrocco un passaggio a mia sorella che deve andare a lavorare, non tanto lontano da dove abbiamo parcheggiato. Così vado a recuperare il camion perché proverò ad andare a fare un altro lavoro, perlomeno a vedere se si può fare qua nella zona, ovvero gli ammortizzatori. Vado a recuperare Valentino e poi mi sposto, pensate, a Pieve Emanuele, praticamente nella via di fianco dove noi abbiamo passato 2 anni a costruire Valentino. Credo proprio che ripasserò anche davanti al capannone per vedere se adesso è occupato da qualcuno o meno. Ragazzi, eccola là in fondo, la torre di Rozzano. Ne abbiamo parlato tante volte durante i nostri video, in occasione della visita con le torri nelle città statunitensi. Non la conosciamo bene perché abbiamo vissuto qua nel capannone 2 anni. E adesso dobbiamo andare proprio lì sotto, eh. Quanti ricordi. Cioè, abbiamo costruito Valentino in questa via e il capannone che avevamo affittato era qui. Il nostro viaggio si può dire che sia iniziato da qui. Non c'è nessuno, è tutto chiuso. Ragazzi, lasciamo Valentino qua in officina, il nostro balestraio di fiducia. Grazie. Farà un ottimo lavoro, lo porteremo come nuovo. Qua speriamo. Nello zaino ho caricato un po' di roba che avevamo nel frigo, tra cui un'anguria che avevamo comprato e la vorrei mangiare oggi. Ma sto vedendo che Lucia mi aveva detto che era stracarico, invece no, sono solo 4 tacche. Devo fare quasi 20 km per tornare a casa. Mi dispiace un po' dover lasciare Valentino qua da solo. Io torno a casa da Lucia e mi metterò un po' a lavorare nei video. Sono quasi arrivato, devo dire che ho fatto velocissimo. Buongiorno ragazzi, siamo in marcia, stiamo andando a ritirare il camion. Ciao Valentino. Siamo arrivati qua da Franco che ci ha consegnato il camion. Perfetto. Lo andiamo a provare subito in tangenziale che c'è coda. Bellissimo. Ciao. Ciao Beppe. Ciao. Buon viaggio, mi raccomando. Grazie. E dopo. Bene ragazzi, mi metto in marcia in direzione Camping Milano. Tangenziale, salutiamo la torre di Rozzano, torre delle Devo anche svuotare un po' qui, dobbiamo smaltire un po' di cose che caricheremo qua nella macchina di mia sorella. Questo più o meno lo spazio che sta rimanendo, effettivamente non è molto di più di prima. Ho tolto anche la scala, che è questa, che era partita con noi da Milano, e credo che questa volta la lasceremo qua. Adesso però ricarico del materiale che potrebbe servirci per fare gli ultimi lavori, perché adesso noi dovremo tornare a Cantù dai nostri amici di Delta a fare le ultimissime cose, un po' di dettagli, tra cui terminare il lavoro degli ammortizzatori. Lì vicino c'è proprio il posto dove li stiamo facendo rifare. Dovrebbero essere quasi pronti, quindi li dovremo andare a ritirare e li dovremo montare. Un lavoro, tra virgolette, semplice, nel senso che montarli è semplicissimo, però c'è anche una parte di impianto elettrico da fare per questi ammortizzatori. Noi lo vedremo quando arrivo, quando li toccherò con mano, perché ancora non li ho visti. Alcune cose le scarichiamo e altre le dobbiamo caricare. Se avete visto l'episodio extra di un po' di giorni fa, vi ricorderete del regalo che ci ha fatto Francesco, ovvero il sistema di gonfia sgonfia della Teleflow, che dobbiamo andare ad installare. E quindi questo è un altro dei lavori che faremo nei prossimi giorni. Ho un po' idea di dove andare a sistemare alcune cose, tra cui ad esempio qua, proprio perché Francesco mi ha mandato delle foto su delle installazioni che hanno fatto loro, e più o meno ho anch'io gli stessi spazi in gioco, insomma. Bene, andiamo avanti con questo lavoro. Abbiamo qua un cavo VE Direct da 5 metri, e poi abbiamo i pezzi rimanenti del nostro hub USB, ovvero il cavo USB primario. Devo andare a sostituire un po' di cavi, quindi sfascettare, rifascettare, fare un po' di giri e vedere se riesco ad avere tutti i nostri 3 regolatori sul nostro Color Control GX. Qui non c'è tantissimo sole perché siamo sotto gli alberi, quindi vedo che i pannelli stanno performando veramente male.
però intanto posso vedere quello nuovo che sta lavorando attraverso l'interfaccia Vue Connect. Non sta tirando fuori tanto, solo 33 watt, però avere ora tre file magari ci consente di avere un po' di più, siamo un po' più avanzati, quindi chissà, magari alla lunga avremmo guadagnato. Sì, 30 watt non ce l'avevamo prima. Questa tipologia di MPPT scalda decisamente di più di questa, per questo che comunque ho installato anche il ventolozzo nuovo. Ma in realtà devo ancora fare la programmazione della seconda, per ora la posso scendere solo in manuale, devo mettermi lì con la domotica a fare la programmazione e farla in automatico. Per adesso ho fatto i cablaggi volanti, ho portato due porte USB lì sul hub, quindi mi sono liberato una VoE Direct qui e il BMW l'ho connesso a questo punto con il convertitore VoE Direct to USB. Quindi a questo punto dovrebbe essere tutto cablato. Avevo spento il monitor, lo accendo. Perfetto ragazzi, è comparso lo Smart Solar Charger. Sta funzionando tutto. Qua trovo semplicemente la sommatoria di tutti e tre i pannelli fotovoltaici adesso. Però qua dentro posso andare a leggere lo stato di funzionamento del BMW. Qui sotto l'ombra delle piante ci stiamo portando a casa 160 watt. Ragazzi, ho terminato qua i cablaggi, adesso stavo vedendo arrivare circa 800 watt e la cosa interessante perché ben 200 stanno arrivando dal pannello nuovo, circa 570 da quelli più grandi, ma mentre quelli dietro che sono da 300 watt pochissimo, proprio perché probabilmente abbiamo ombra solamente nella parte posteriore. E quindi qua si vede bene anche l'importanza di differenziare a zone sul tetto, in modo tale che le stringhe non vengano inficiate da zone d'ombra, o meglio che vengono inficiate solamente parzialmente. Oggi ragazzi, giornata un po' di relax, Lucia è appena partita con la macchina stracarica, quindi parto anch'io, quindi per oggi terminiamo qua i lavori, torneremo domani e andrò avanti a fare qualche altra cosa che posso fare qua nel giardino. Vado con lo scooterozzo. Ragazzi, ma la giornata riprende da qui. Siamo tornati al campeggio. Adesso ci facciamo questo pezzettino di fuoristrada per tornare da Valentino. Qua ragazzi, sto imparando a usare questa piastra induzione. Ortica. Oggi gnocchi di patate con ortica, condimento, pomodorini e funghetti. Allora assaggiamo questa ortica, funghi, pomodorini. Buoni. Allora ragazzi, io procederei con il montaggio delle nuove ventole qui nel reparto NAS. Devo dire che qui nel campeggio forse non sono nelle condizioni ideali per fare parte del lavoro. Posso certamente fare il buco per allargare la parte dell'aspirazione e dell'espirazione dell'aria, però non so se posso usare il flessibile per tagliare le griglie che ho comprato. Non vorrei fare troppo rumore, sembra così silenzioso qua. Magari un po' più tardi. In realtà sto vedendo che non c'è nessuno, perché giustamente la gente viene qua, poi magari va a visitare la città. Ci sono i camper, ma sono disabilitati in questo momento, quindi potrei farlo il lavoro. In realtà dovevamo iniziare col lavoro delle ventole, ma ci eravamo accorti che c'erano ancora quei tubi che avanzavano lì fuori. E quindi facendo un po' di lavoro di adattamento siamo riusciti a metterci queste alettine regolabili, che dovrebbero andare proprio bene per il condizionatore. L'abbiamo messa qua e le abbiamo messe qua. Qui abbiamo messo solamente un tappo per il ricircolo dell'aria, che serve anche per far entrare l'aria qua dentro. Ma adesso perlomeno voglio provare ad iniziare questo lavoro, quindi smonto lo sportellino, smonto la ventola e credo di riuscire a fare tutto al banco poi alla fine. Farò solo il cablaggio finale, qua, quindi dovrebbe essere abbastanza semplice. Ho il mio sportellino smontato, adesso smonterò anche questa ventola. Vado ad aprire le scatole, devo dire che ci stiamo trovando bene con queste ventole, sono super silenziose e quindi effettivamente sarà un bel upgrade anche qui per la parte dei NAS. Il mio problema è che ho due di queste griglie che sono della stessa tipologia di quelle che ho montato sulla domotica, ma essendo più lunghe sono anche più alte e questo significa che facendo il buco per farcene stare due avrei uno spazio più largo di quello che mi serve. Potrei lasciare tappato una parte probabilmente, lasciare coperto un pezzo di griglia togliendo queste alette un po' ovunque, ma ci sarebbe poi un sacco di lavoro. Vado ad allargare il foro della griglia, dopodiché modificherò queste griglie per adattarle a questo foro. Sto vedendo come far passare i cavi.
credo che metterò il regolatore qui in modo tale che sia abbastanza comodo, e poi i cavi dell'alimentazione infilerò qua dentro e questa parte me la lascerò libera per un po' di aspirazione. Ho rimontato il mobilino, adesso vado a fare il cablaggio che è semplicissimo, disabilito un attimo le ventole. Va bene ragazzi, il cablaggio l'ho fatto, do corrente. Perfetto, la regolazione funziona, così lo possiamo anche spegnere eventualmente, così sono a tavoletta. Per oggi basta, sono troppe zanzare, quasi riesco a fare veramente poco, ma qualcosina abbiamo fatto. Torniamo a casa con gli scooterozzi, ma prima dobbiamo andare a ritirare altre cose che sono arrivate, che ci serviranno per i lavori dei prossimi giorni, e anzi alcuni sono ricambi. Vamos. In questi pacchi ci dovrebbero essere delle cose che mi servono per i lavori. Adesso però devo andare a ritirare un pacco che doveva arrivare dall'Inghilterra, che contiene un ricambio, che però è arrivato a un centro di raccolta. Sì, salve, devo ritirare un pacco. Insolito, però funziona, preciso. C'ho il mio pacco, che è questo. Guardate tutti questi giri, siamo tornati a casa e ci volevamo mangiare una fetta di angurio per rinfrescarci dopo la giornata piena di zanzare e di calore. Scusate, ma io un'anguria punzonata non l'avevo mai vista, cioè numerata. E sul picciolo c'era pure la ciralacca. Che è riserva speciale questa anguria, se non è stra buona, voglio dire, dopo tutto sto lavoro. Ma come hanno fatto a fare questa cosa? Bene ragazzi, siamo in partenza, oggi ci spostiamo nuovamente nella zona di Cantù dei nostri amici di Delta. Faremo lì probabilmente quelli che sono gli ultimi lavori. Andiamo a recuperare Valentino. Eccoci qua, come ogni volta che torniamo a controllare Valentino. Crediamo di avere tutto il materiale che ci serve per i prossimi giorni. Mi sa che dovremo ordinare solo un paio di cosine su Amazon. Abbiamo ancora il volante storto. Dopo il rifacimento delle balestre bisogna sistemare il volante. Siamo arrivati e siamo anche seguiti. Eccolo! Ciao! Mi sa che mi stanno seguendo, non so chi sia. Siamo tornati qua dove abbiamo iniziato i lavori che abbiamo fatto noi dopo l'officina. Credo che passeremo qui una settimanella. Ci divertiremo, questo è certo. Io mi metto subito al lavoro. Ho qua il sistema Teleflow, che sicuramente ha visto chi ha seguito il secondo canale, perché abbiamo fatto l'unboxing. Ora c'è il momento dell'installazione. Ma news, abbiamo una modifica. Francesco, che è la persona che mi ha spedito questo oggetto regalandomelo, è stato gentilissimo, mi ha sentito dire che lo volevo pistolare nel momento in cui l'avrei installato, cercando di creare un automatismo, che era quello che cercavo un po' all'inizio, e si è inventato il sistema inviandomi anche questa valvola, che è quella di sfatto che viene utilizzata per i freni, viene chiamata valvola relè. Adesso mentre proveremo a montarla, non so quanto tempo ci metterò, non so se ho tutto il materiale che mi serve per farlo, vi spiego come funziona e come funzionerà il sistema alla fine, che prevede anche l'utilizzo di questo regolatore di pressione per regolare inizialmente la pressione, attaccare i tubi e sgonfiare anche se c'è bisogno, proprio come prevedevo all'inizio. Cioè ragazzi, noi abbiamo le cose già fatte, ma non riusciamo a tenerle così in originale. Le dobbiamo pistolare in ogni modo. Il problema di questa cosa è che la scatola è veramente grande, quindi abbiamo deciso di ricostruircela noi con l'alluminio. Sì, ma a parte che è troppo grande, che vabbè, cioè lo spazio si potrebbe anche trovare in un camion, il fatto è che cioè noi volevamo l'apertura da un altro lato. Quindi piuttosto che stare qui a tagliare questa, forse proviamo a farla con l'alluminio e vediamo cosa succede. Abbiamo questo alluminio che è avanzato, tra l'altro Christian mi ha detto anche che hanno la saldatrice pronta per saldare l'alluminio, quindi potrebbe essere anche un tentativo. Ci proviamo. Ho smontato l'oggetto, questo in realtà è il cuore di tutto, è questo che dobbiamo piazzare da qualche parte, e io ho già preso un nuovo manometro in bagno di glicerina in modo tale che sia un po' più robusto rispetto a questo originale Teleflow. Ma smontando chiaramente vengono nuove idee, e stavo pensando che c'avevamo questo spazio qua che è praticamente inutilizzato e potrebbe essere utilizzato invece per farci stare proprio questo, sarebbe proprio la morte sua. Ci entra un po' di polvere, ma posso provare a sigillarlo un po' meglio. D'altronde questo è tutt'altro che stagno, anche loro insomma l'hanno previsto.
che qualcosa qua entrasse, per l'amor di Dio. A monte la saldatura dell'alluminio. Beh, per adesso risparmiamo anche un po' di tempo, ma... Francesco, però mi ha mandato lo schema che devo seguire, è il suo lavoro, e quindi io seguirò veramente in maniera precisa quello che mi ha detto, anche perché mi ha consigliato alcuni pezzi aggiuntivi al kit ufficiale Teleflow, a parte la pistolatura che abbiamo deciso di fare. Soprattutto mi ha detto di mettere questa valvola di sicurezza che devo andare a fissare direttamente al serbatoio dell'aria, e infatti mi ha mandato anche alcuni raccordi con cui posso provare a giocare per riuscire ad attaccarlo. Dovrei farlo, avevo lasciato anche delle predisposizioni, questa dovrebbe essere una cosa possibile. L'unica roba che, come sempre, è un po' un Tetris con tutti gli spazi coinvolti di questi raccordi, che girarli sul serbatoio, insomma, ti devi un po' giostrare su fare prima questo, poi quell'altro, insomma, per riuscire a girarli, ma dovrei riuscirci, vado. Tra l'altro, questo raccordo, vi ricordate, è quello che non sono riuscito a cambiare, perché non ho la filettatura di questo. Sono ancora i raccordi vecchi, questo veramente mi piacerebbe cambiarlo, perché tra l'altro perde un po'. Vediamo se adesso riesco a fare un tutt'uno, ma ahimè non c'ho la filettatura per attivare il sensore, mannaggia. Ragazzi, con un po' di raccordi che ho da parte, forse riesco a fare la modifica e ad eliminare quelli che sono tra gli ultimi raccordi di tipo vecchio che ho in quella parte. Poi ce ne sono altri sparsi in giro, ma questo perdeva. Forse ce la posso fare usando questi. Ho messo la valvola di sicurezza e ho raccordato il mio sensore senza più utilizzare questi vecchi raccordi. Qui ho il tubo della presa dell'aria, quella che avevamo messo in Messico. Questo è ancora un tubo in pollici che di là ero riuscito a utilizzare, non l'ho voluto cambiare. Da questa parte lo cambierò, ma tanto questa adesso la devo togliere, perché dove ho questa farò spazio per tutto il sistema di controllo della Teleflow. Comunque ho gli spazi liberi per eventualmente poi attaccare una nuova linea. Questa comunque poi la rimetterò. Adesso devo fissare in qualche modo la valvola relè, che di fatto ho capito ha un funzionamento molto semplice, si utilizza per i freni dei camion. In realtà qui ne faremo un utilizzo improprio, naturalmente io da solo in questo caso non ci sarei mai arrivato, però dato che appunto Francesco mi ha aiutato a progettare questo sistema, gli è venuto in mente questa soluzione. Qui andrò a regolare con questo pomello, dall'altra parte avrò l'uscita regolata e la possibilità anche di sgonfiare molto rapidamente. Guardate che funzionalità di scarico, è veramente potente. Quindi avrò uno scarico rapido, uno sgonfiaggio rapido e una possibilità di regolare. Credo che andrò a installare questa valvola lì dietro, tra questi due travi. C'ho lo spazio giusto, risulterà anche bella protetta. L'unica cosa che devo fare è fare un paio di fori. Poi ho fissato la staffetta, ho già anche stretto alcuni di questi raccordi. Adesso però credo che dovrò far passare i primi tubi in modo tale che li infilo, e dopodiché con questi perlomeno sono a posto. Allora, prima di passare i tubi mi devo fare un'idea di dove mettere i tubi proprio di raccordo per le gomme. Qui mi avevano dato a disposizione queste scatolette con questo tubo di gomma. Questo non è nient'altro che un raccordo filettato, il tubo di gomma che va a incastrare lì. Questa scatola probabilmente riuscirò a utilizzare nelle ruote anteriori, ma qua al posteriore ho utilizzato in realtà tutti gli angoli disponibili con questi angolari, e quindi credo proprio che in realtà il tubo lo andrò a infilare qua dentro. Qui ci metterò il Teleflow. Qua davanti invece posso usare proprio le scatole originali, probabilmente infilandole qua, come ho visto in altri montaggi poi alla fine. Quindi la prima cosa che devo fare è effettivamente proprio portare i tubi ed avere un po' tutte le predisposizioni che mi servono. Adesso voglio far passare i tubi, li devo far passare qua. Voglio allargare quella parte che c'è lì dietro, giusto un pochino. Dopodiché utilizzerò un pezzo di guaina e ci farò passare dentro tutti i tubi, in modo tale che questa sia bella stretta in questo passaggio qui ad angolo. Prima giornata qui conclusa. Guardate qua, sono passati dei signori e ci hanno portato un gelato. Nei video del nostro precedente passaggio qui avevo inquadrato tanto questo posto e molti l'hanno riconosciuto. Oggi devo dire che sono passate 3 o 4 persone a salutarci, e noi naturalmente ha fatto tantissimo piacere. Grazie a tutti ancora, e grazie ai signori che ci hanno portato il gelato. Adesso che ci siamo fatti la doccia ce lo andiamo a mangiare. Grazie.